Welcome or welcome back to my channel. Ragazzi, oggi faccio un video Get Ready With Me Chit Chat, però è un po' diverso, nel senso che solitamente quando faccio i Get Ready With Me io non sono quasi mai con la parrucca, ok? Quindi vi faccio vedere veramente proprio bare face from bare to glam. Quindi, se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Quindi sì, ragazzi, spero che questo mio chit chat random un po' scardinato possa intrattenervi e iniziamo. Ok ragazzi, pochissimo tempo, i prodotti che utilizzerò li metterò tutti nel box in descrizione. Non ho tempo di dirvi cosa ho utilizzato perché fra tipo ...40 minuti devo essere fuori di qui, truccata, vestita e pettinata. Voglio fare un video dove vi parlo un po' come sta andando la mia vita ultimamente. Tante persone mi chiedono come stai, sembri triste. È una cosa che in tante persone mi hanno scritto negli ultimi video. Mi dispiace, insomma, se io possa dare questa impressione, perché in realtà sto abbastanza bene. È ovvio che nella mia vita ci sono alti e bassi, però questo non significa che io stia male. Più che altro, ecco, magari cercate di capire che le persone non sono sempre nel loro high level. Ci sono dei momenti in cui io sono particolarmente contenta, felice, entusiasta, però non è che siccome io faccio magari il giullare su Instagram allora vuol dire che quello è il mio livello normale di... quello sia il mio status flat, assolutamente. Cioè, io sono una persona anche molto calma, ma non per questo significa che io sia triste, ecco. Detto questo, a volte sì, se posso sembrare magari scocciata, perché ragazzi non è semplice, eh? Non è semplice essere sempre al top. Poi ragazzi, secondo me non è neanche troppo umano essere sempre contenti e felici, nel senso, ci sono dei momenti in cui uno vuole essere, no, rilassato e senza dover per forza stare così tutto il tempo. Io scherzo e rido, cerco di sempre portare sul canale dei contenuti dove sono abbastanza solare, però ci sono dei momenti in cui purtroppo io non lo sono. Quindi ditemi voi, nel senso, se preferite che magari questi video io non li faccia, sarebbe come chiedere a un creator di essere falso in qualche modo, perché io vi faccio vedere Loretta in tutte le salse, vi faccio vedere Loretta che sta bene, Loretta che è semplicemente tranquilla e Loretta che è un pochino giù di morale. Poi non vorrei, ecco, che questo mio modo di essere molto allegro passasse, come ho detto prima, come il mio modo normale di essere, cioè, nel senso, sì, io sono anche così, ma non sempre. Quindi non vi preoccupate, nel senso, non è che siccome io non, magari non sono in un certo modo, allora vuol dire che sono scocciata, arrabbiata, cose di questo tipo. Specialmente questa cosa l'ho notata sulle review. Molto spesso le persone mi dicono: cosa c'hai? Sei strana, sembri questo, sembri quello, sembri quell'altro. Io spero di aver cliccato rec.
nella clip precedente. Comunque, vabbè, dicevo nella clip precedente che non mi piace molto quando le persone pensano a me solamente in un determinato modo, ecco, perché io sono una persona con tante sfaccettature e non mi piace essere solamente associata a determinate cose. Quindi sì, quando sono, diciamo, seria, non è che sono arrabbiata, sono semplicemente Loretta, però in un'altra chiave, in una chiave magari un po' più professionale. Non so se capite quello che vi sto dicendo, ragazzi, spero tanto di sì. Però è così, smettetela anche di paragonarmi a Raven, perché Raven, ragazzi, per quanto possa essere un'attrice, una comica, è totalmente diversa da me, fisicamente, prima di tutto, e tratti somatici, colore di pelle, proprio siamo completamente diverse. E poi lei ha fatto delle dichiarazioni assurde, nella quale io non mi rispecchio nella maniera più assoluta. Poi ovviamente uno rispetta, io non condivido, però comunque continuo a rispettare. Quindi ecco, sì, sappiate che per me non è un complimento, non è un complimento sentirmi dire, io non lo percepisco come un complimento, anzi. E cosa stavo dicendo? Poi è ovvio che ci sono dei momenti in cui, come dicevo prima, magari sono un po' più su di morale, un po' più, no, in vena di scherzare, di fare la burlona, perché comunque far ridere le persone è una delle cose che mi rende più felice, però a volte non mi va, nel senso, a volte vorrei semplicemente farvi vedere dei prodotti, parlare con voi normalmente come sto facendo adesso, ma senza che voi pensiate che io sono arrabbiata, scocciata, acida o cose di questo tipo, perché nel senso l'acidità è un'altra cosa. Sì, questo credo, spero di essere stata il più chiara, esaustiva possibile. E ultimamente poi non lo so, sento un po' questa pressione, sinceramente, da parte di alcuni membri della community in merito alle recensioni, nel senso, io se faccio una recensione è perché mi va di farlo, se non faccio una recensione non è che per forza che il prodotto non mi piace, magari non ho il tempo di farla, ragazzi, perché comunque le recensioni, cioè, richiedono tempo, richiedono ovviamente dei giorni di prova in cui tu testi un prodotto. Di sicuro io non vi faccio un video chiamandolo recensione, ma in realtà è un first impression. Infatti, ragazzi, solitamente i miei video sono first impression. Se esco con dei video che sono a distanza ravvicinata dall'uscita di un prodotto, è difficile che mi vedete fare una recensione di qualcosa quando il prodotto è stato appena lanciato, o comunque se il prodotto è stato appena lanciato, cosa succede? Che se io faccio un video in anteprima, che è chiaramente in collaborazione con il brand, io chiedo almeno 1-2 settimane per provare il prodotto, perché io lo voglio testare bene, tengo molto alla mia credibilità. Non mi interessa di prendere magari dei soldi giusto così per tanto per, piuttosto non lo faccio, piuttosto io la review non la faccio, ok? Però sì, non mi va di giocare, di mettere in ballo, ecco, la credibilità che mi sono costruita in questi anni. Non so se mi capite, non so se sono abbastanza chiara, no, con quello che dico, poi fatemi sapere. E poi mi fa ridere che ci sono veramente comunque delle persone che non gli sta bene niente, cioè se non fai la review di un tot prodotto allora vuol dire che non ti piace, se lo fai allora vuol dire che sei pagato e lo fai solamente perché l'art director è un tuo amico, cioè no, ragazzi. Mi dispiace dirvelo, ma io sono il tipo di persona
che se una cosa non gli piace lo dice proprio molto tranquillamente. Chi fa parte della community da un po' sa questa cosa, che io non ho troppi peli sulla lingua, e se devo dire ovviamente che una policy non mi piace, non mi interessa se c'hai 1 milione, 2 milioni di persone. Non è che siccome c'è 1 milione, 2 milioni di persone, o 3 o 400, 500 mila, allora io me ne sto zitta, non mi interessa. Cioè non è che mi fanno paura queste persone, perché magari hanno una community grande. Non è mai stato così e non sarà mai così. Se devo dire una cosa la dico, senza che le persone la prendano sul personale, perché non c'è niente da prendere sul personale, specialmente se sei un brand. Cioè non capisco veramente del beauty, ma comunque, cioè, io da consumatrice voglio essere libera di dire quello che penso senza aver paura di dire le cose, anche perché comunque non penso di essere mai stata in nessun modo maleducata, mai. Cioè non è una sfida, le persone secondo me vivono ormai le uscite, specialmente quelle italiane, come una sfida a chi ha ragione, chi non ha ragione, chi è inclusivo, chi non è inclusivo. Sì, non lo so, boh. Mi sembra tutto un po' super esagerato a volte. Non so neanche come spiegarvi bene, come esprimere i messaggi che ricevo. A volte sono veramente di persone troppo ignoranti. Ma infatti, guardate ragazzi, io non sono una persona che generalmente blocca, cioè nel senso, piuttosto magari censuro o faccio censurare delle esortazioni se sono maleducata, eccetera eccetera. Però mi rendo conto adesso che ho una community un pochino più grande, che ci sono dei casi in cui, come dice Patricia Bright, cioè just block the negativity. A volte bisognerebbe veramente bloccare la negatività, perché non è proprio per il tuo bene, è proprio per il tuo bene fare così, perché siamo persone umane, quindi non sempre, no, si ha la voglia di stare lì a rispondere, a giustificarsi, a provare che quanto dice una persona non è vero. Le persone vogliono sempre scatenare una reazione in te. Mi ricordo che Anastasia Beverly Hills mi ha detto, ed è un consiglio che seguirò, di ignorare. A me è capitato veramente di ricevere dei messaggi, ragazzi, assurdi in merito a delle collezioni specifiche o dei topic, argomenti, and I'm like, io ho già detto, ragazzi, tanto tempo fa, perché poi la shitstorm non è che ve la beccate voi, ma la becco io o chi fa determinati statement, no? Facile, ragazzi, parlare, insinuare delle cose. Quando non sei tu a viverle, non è uguale, quindi anche lì a stare a dire, ah, lascia perdere, sì, io lascio perdere, non è che non lascio perdere, 1, 2, 3, 4, 5 volte. Però uno non si può neanche aspettare poi che quando si fa una first impression o comunque delle recensioni o chissà che cosa, uno debba per forza ridere o scherzare, ecco. Specialmente se c'è tutta questa pressione, ovviamente, addosso, perché uno non si rende conto. Uno tende a non rendersi conto, no? Di cosa significa esporsi in questo modo sui social media. Tante persone sperano di ottenere magari
determinate cose, però ci sono tante cose di cui nessuno parla, di cui non parlerò neanche io perché non mi va di farlo, non mi va di farlo, e credo che non sia questo il luogo adatto. Comunque sì, ci sono tantissime cose, ragazzi, che non sapete, che riguarda questo mondo. Tantissime cose non così belle. Quindi, poi è un mondo comunque di estrema competizione. È un mondo di... È un mondo dove è un mondo dove chi si ferma è perduto. È un mondo dove tu non puoi assolutamente permetterti di dare per scontato determinate cose, perché le cose che se le dai per scontato, comunque avere delle aspettative. Io sento a volte magari dei colleghi, no? Persone che sono appena entrate, no? In questa realtà. Le sento magari frustrate, eccetera, eccetera, però secondo me in certi casi sarebbe forse più furbo, più intelligente, se volete, focalizzarsi sui propri achievements e non tanto su quello che non si ha. Perché ragazzi, io quello che ho oggi l'ho ottenuto in 5 anni, ok? Ci sono persone che sono su questa piattaforma da un anno e hanno magari numeri come i miei, quindi, e si lamenta. Why are you complaining? Like, why? You have a lot of stuff? Non lo so, boh, non capisco bene. Non capisco bene. Anch'io capisco, quello che riesco a capire ovviamente è la frustrazione di vedere magari dei contenuti che crei e che ricevono poca attenzione. Però c'è da dire, ragazzi, che questa non è neanche più l'era in cui se fai un video su come si fa uno smokey eye ricevi 1 milione di visualizzazioni, perché YouTube è saturo e a nessuno importa di vedere da te content creator tra virgolette piccolo come si fa una determinata cosa, se ci sono già milioni di video che mostrano come si fa sul tubo. I don't know if you get me. Spero di sì. Molto spesso magari le persone si focalizzano su quello che non hanno, però secondo me bisognerebbe focalizzarsi su quello che si ha e su cosa fare per ottenere quello che non si ha, senza stare a paragonarsi agli altri, perché quello è l'inizio della fine. E sinceramente io, ragazzi, se posso essere veramente molto schietta, tutte le volte che mi sono focalizzata a pensare a quello che non avevo o comunque agli altri, basta, quello è il momento in cui mi perdo, il momento in cui creo contenuti che hanno poco engagement. Invece il momento in cui io veramente mi concentro bene e sono, come si dice, totalmente focalizzata su quello che voglio o comunque sulle idee che posso portare, no? Attraverso il mio canale, quelli sono i momenti in cui vado in tendenza, i momenti in cui faccio, che ne so, 100.000 visualizzazioni in un giorno. Quindi sì, schedule your life and make it a priority, come dicevo all'inizio dell'anno. Don't focus on other people. Non perdere tempo a focalizzarti sulle altre persone, perché quello è l'inizio della fine, veramente. Perché mentre tu pensi a quelle persone lì vanno avanti nella loro vita. Quindi, yeah, this is what I think. This is what I think, my dear friends. Ok?
Ok. Ho fatto questa base nera con questa matita di Zoeva, che è bella morbida, però poi si asciuga, quindi bisogna fare attenzione. Sto sfumando tutto con questo pennello di NYX. Ok. Poi prendo questa palette qua. Questa è una palette nuova, è una palette Dark Skin Approved. L'unica cosa è che, essendoci tutte colorazioni shimmer, è una palette come quella di Fenty Beauty che va utilizzata ovviamente con qualcos'altro, perché cioè, non si riesce a fare ovviamente un look solamente con colorazioni shimmer, quindi è proprio una palette pensata per essere utilizzata con qualcos'altro, accompagnata da qualcos'altro. E questa è la sunscreen. Ok. Io solitamente questi colori qua, to make them pop, faccio sempre questo giochino qui. Metto sempre una base nera. Metto una base nera sulla palpebra mobile e poi vado con il colore. Un look super freddo quello di oggi, molto molto freddo. Ok, adesso utilizzo questo qua, blam blam blam, così, per sfumare bene. I like it. Quindi questi sono dei punti che ci tenevo a chiarire, perché sì, vedo che, cioè, mi dispiace anche leggerlo. Sembri arrabbiata, sembri questo, sembri quell'altro. I'm not arrabbiata. I am not arrabbiata. Cioè, semplicemente sono seria perché magari mi va di essere seria, o magari sto facendo una recensione. È difficile che faccia un video se sono molto molto arrabbiata. Cerco sempre di tenere quel tipo di sentimento al di fuori del canale. È ovvio che magari in passato l'avrò anche fatto, ma non è un qualcosa che ho intenzione di fare da qui in poi. Poi è ovvio che le persone possono cambiare opinione, perché ovviamente il mondo è bello perché vario, però per il momento voglio evitare di portare sul canale certi stati d'animo, anche perché le persone, sai, sono sempre pronte a rigirare le frittate. Io sono una persona molto vocal su certi argomenti, e questo mio essere vocal molto spesso è stato frainteso con l'essere polemici, l'essere sempre insofferenti, insoddisfatti. No, io determinate cose le faccio perché vorrei migliorare la realtà in cui viviamo. E se nessuno parla, ragazzi, se nessuno si fosse, come si dice, rivolto per esempio alla schiavitù o altre cose, probabilmente io non sarei neanche qui a parlare con voi sul canale. Quindi è giusto che ci siano in questo mondo delle persone vocal, che siano, come dire, un po' attiviste, no? Verso certi argomenti. This is what I think. Poi ovviamente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Poi sto cercando anche di imparare a mantenere un certo distacco con le persone, perché l'anno scorso mi è capitato di parlare magari privatamente con dei membri della community e poi di ritrovarmi dei video contro di me dove c'erano delle persone che hanno ribaltato il proprio piacimento
le mie parole o il mio non dire una determinata cosa, incredibile. Cioè, ragazzi, non è facile essere da questa parte, ve lo dico proprio. It's not easy, it is not easy. Quindi, poi io sinceramente penso anche di non essere neanche troppo libera a volte di dire determinate cose, perché ci sono veramente degli elementi che sono qui pronti a cercare di prendere magari delle parole che io dico in modo fraintendibile, per poi prenderlo veramente per iniziare a fare, non lo so, delle stories contro la mia persona. Cioè, non lo so, guarda ragazzi, è incredibile fino a dove le persone possono arrivare, cioè pur di darmi contro, like, non lo so, boh, poi le persone che ti danno tutta questa attenzione, I'm like, kill, you're actually a lover, you're not a hater. Sapete quelle persone, quelle che sanno tutto di voi, non si sa come mai, vi odiano ma sanno tutto quello che fate. You're not a hater, actually you're a lover, like, you are. I'm like, oh, mi ricordo che una mia amica francese, anche lei influencer, mi disse che c'era questa ragazza che era super ossessionata da lei e che ha iniziato veramente a dire, a fare delle cose contro la sua persona, e infatti poi ha dovuto denunciare. È brutto poi quando devi denunciare le persone, cioè, I'm like, why? Quindi dicevo, sì, è brutto arrivare a quel punto. Ok ragazzi, sono pronta. Scusatemi ragazzi se vi saluto così all'improvviso, ma sono in ritardo, devo andare. Quindi se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag va bene lo stesso. Hashtag va bene lo stesso. Ok ragazzi, grazie per aver visto questo video, seppur velocissimo, e noi ci vediamo al prossimo.